Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi parliamo di ricerche su Pinterest, come avete letto dal titolo, di prendere ispirazione da Pinterest. Il video scorso vi è piaciuto tantissimo, ve lo lascio qui sopra e ve lo lascio anche in info box e quindi ho deciso di farne un altro. Ho anche pensato che potrebbe diventare un appuntamento, insomma, mensile in cui una volta al mese scegliamo tre outfit da Pinterest da cui prendere ispirazione. Come vi ho detto anche l'altra volta, sapete che io non riesco a copiare perfettamente gli outfit, ma mi lascio prendere un po', mi lascio trasportare e quindi prendo, spunto. Gli outfit che vedrete non sono per nulla copiati, ma mi sono solo lasciata ispirare da questi outfit. Quindi niente, detto questo, la batteria è scarica, cambio la batteria e ritorno da voi. Allora, eccomi ritornata e partiamo subito con il primo outfit. Primo outfit, la prima ricerca è partita per abbinare questi pantaloni che sono di un color salvia, perché non è un menta, è un menta spento, un salvia, è tra un salvia ed un menta. Comunque, beh, sono partiti per abbinare, è partita insomma questa ricerca per abbinare questi pantaloni ed ho trovato questo outfit. Questo outfit che è un outfit monochrome, quindi un outfit di un solo colore, e mi sono lasciata un po' trasportare e ho pensato a come potevo abbinarlo io. Allora, come parte di sopra ho scelto il lupetto, questo qui verde, questo qui è un verde menta, vedete? Però trovo che assieme i colori ci siano benissimo, quindi ho pensato di abbinare questo. Ho pensato poi di segnare la vita con una cintura e vado ad utilizzare questa che è di questo colore beige con dettagli dorati. Come parte sopra andrò ad abbinare questo blazer che trovo ci stia bene sia con la cintura che con il resto dell'outfit. Come borsa ho scelto questa che va insomma a riprendere il color menta della maglietta e come scarpe ho messo metterò le décolleté, quelle color nude che stanno bene sia con la giacca che con la cintura. Adesso vado ad indossarlo e ne parliamo assieme. Allora, devo dire che nel complesso l'effetto di questo look a me piace moltissimo, lo trovo davvero molto molto bello, piace tantissimo, mi piace tantissimo la cintura che va a segnare il punto vita, mi piace tantissimo come sta questo colore con questo, mi piace, è un look che mi piace, non posso dire che non mi piace assolutamente, trovo sia molto azzeccato l'abbinamento dei colori, anche molto facile insomma da fare. Vado ad abbinarci sopra la giacca e vediamo. Con la giacca l'effetto è questo e trovo davvero il look sia molto raffinato ed elegante, mi piace da impazzire veramente, sono proprio soddisfatta di questo look, super super bello. Voi che ne dite? Io lo amo, mi piace tantissimo, davvero molto molto carino e raffinato, mi piace. Il secondo outfit che ho ricercato, l'ho ricercato per abbinare questo maglioncino color lilla, questo maglioncino primaverile che non so mai come abbinare, è sempre un po' un'incognita. Quindi ho fatto questa ricerca, ho trovato questa bellissima donna che tra l'altro è un'influencer famosissima, che è quella che ora ha un nome un po' strano, ve lo lascio qui. Che abbina tanto i colori, sa come abbinare le palette di colori, è favolosa, seguitela su Instagram, vi darà un sacco di spunti per come abbinare i colori, bene, è lei. Quindi ho scelto questo look favoloso, io non ho una gonna verde, quindi ho optato per dei pantaloni verdi. Come pantaloni verdi ho scelto questi e ho deciso di abbinare la cintura marrone color ruggine che secondo me ci sta molto bene. Dicevo, scusate, ma aveva suonato il corriere. Appunto, ho deciso di abbinare questa cintura ruggine qui perché ho visto che in un altro outfit lei abbina il lilla con il color ruggine. Quindi ho voluto
provare ad aggiungere anche questo colore. Vediamo, qui sto azzardando, però vabbè, ci sta anche azzardare, si fanno delle prove e si vede cosa ne esce. Allora, come parte sopra ho scelto questo trench da abbinare. Questo è un trench che ho acquistato da poco, 10 anni, infatti ancora il cartellino, ed è un trench da mezza stagione di questo color cammello. Allora, avrei dovuto abbinarci sopra qualcosa di ruggine, ma la giacca che ho ruggine secondo me non ci sta molto bene, o comunque dovrei fare delle prove. Anzi, adesso tiro fuori anche la giacca ruggine e proviamo anche quella durante la prova outfit. Comunque io avevo scelto questo. Come borsa avevo scelto questa borsa qui con tutte le frange, che è particolare, e come stivali avevo scelto gli stivaletti ruggini di questo color ruggine, la texana, per riprendere la cintura. Però non so se questi stivaletti stiano molto bene con questo genere di pantaloni, quindi mi sono data un'ulteriore opzione. L'ulteriore opzione sono gli stivaletti kitten, quelli color nude, che sono questi a punta, sono più fini, sono più eleganti e forse ci stanno meglio come forma, ma ripeto, non lo so. Quindi proviamo tutto e vediamo cosa ne esce. Ok, questo è il secondo outfit. Sono innamorata, mi piace da impazzire anche questo, assolutissimamente nel mio stile. Adesso abbiniamo la giacca ruggine e la borsa ruggine. Ho tirato fuori altre due cose. Allora, come borsa ho scelto questa, che si abbina perfettamente alla cintura e dagli stivaletti per questo abbinamento. Poi vi faccio vedere l'altro abbinamento, e questo è l'effetto con la giacca ruggine sopra. Devo dire che mi piace molto, perché è uno stile casual, molto casual, da tutti i giorni, mi piace tantissimo, mi piace lilla abbinato al verde, abbinato a questo marrone caldo, quindi trovo che assieme siano stupendi come colori, quindi adoro questo look, mi piace tanto. Nient'altro da dire, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Adesso proviamo con l'altra versione. Ok, allora, questa è la seconda opzione e amo anche questa, mi piace tantissimo questo maglioncino abbinato al colore del trench, quindi a questo color nude. Così mi fa impazzire, quindi ho abbinato gli stivaletti che vi avevo detto, ho cambiato la cintura, ho messo quella bejolina più chiara che va ad abbinarsi alla borsa perfettamente, e poi ho messo appunto il trench, questo qui, che è un nuovo acquisto, che è fantastico. Se lo trovate prendetelo, perché questo è una chicca, è bellissimo, fatto benissimo questo trench. Quindi questo ve lo consiglio veramente. Comunque in info box sapete che vi lascio tutte le informazioni, insomma delle cose che potete trovare. Basta, sono molto soddisfatta sia di quello di prima che di questo. Forse questo è ancora più nelle mie corde, perché lo trovo ancora più elegante. E niente, fatemi sapere insomma cosa ne pensate. Passiamo al terzo look. Come vedete nell'outfit precedente ho usato parecchio, ed anche in questo userò parecchio, perché l'obiettivo è di provare per vedere se i colori stanno bene assieme, se io sto bene con queste cose, cioè provare. Secondo me il miglior sistema è provare. Allora, ho scelto questa foto di Victoria Beckham perché volevo abbinare il mio vestito bordeaux, quello di H&M, quindi per vedere con che colori stesse bene. Ho visto questa foto, lei abbina questa gonna blu con questa camicia camicia azzurra, e ha gli stivali, se non erro, di questo colore. Quindi ho pensato insomma di mixare un po' le cose, ho fatto degli abbinamenti di colori. Ho messo questo, a cui sopra andrò a mettere questa, perché comunque non fa ancora così caldo per portare questo da solo, ragazze. A cui metterò questa maglietta di Shein, che ha credo 2 anni, che è molto leggera, ha le maniche a sbuffo, quindi va a dare un po' di volume nella parte superiore insomma delle spalle. A cui andrò ad abbinare questa cintura qui che avete visto anche prima, quindi andrò a metterla in vita per dare per centrarmi insomma sul punto vita e per rimborsare anche la maglia.
e alla fine come sopra ho scelto questa giacca qui. Quindi, allora, i colori sono tutti colori che secondo me assieme ci stanno bene. Ho usato, secondo me, vediamo cosa ne esce, perché può essere che sia una schifezza, come può essere di no. Come borsa ho scelto la mia borsa, questa qui, Bordeaux, ok, quindi dello stesso colore più o meno del vestito, che si abbina al vestito. E come scarpe avevo scelto queste, che vanno a riprendere, cosa vanno a riprendere? Vanno a riprendere dei fiori del blazer. Se non ci stanno bene queste, volevo optare per gli stivali, per questi qui. Ma adesso vediamo, ripeto, proviamo e man mano, insomma, vediamo come vanno tutti gli outfit. Ok, questo è il look. Niente, devo dire che anche qui gli abbinamenti sono azzeccati, mi piacciono tantissimo i colori assieme, trovo stiano divinamente, ed oggi ho imparato veramente qualcosa su come abbinare veramente questi colori, pazzesco, io non pensavo, ma mi piace da morire anche questo abbinamento. Non, vi giuro, non ci avrei scommesso 2 lire, non lo so perché, ma lo amo, mi piace tantissimo. Lo adoro, è super elegante secondo me, anche con un paio di décolleté nude, veramente molto bello. Adesso provo ad abbinarci il blazer e vediamo come ci sta. Ok, sono letteralmente innamorata di questo look. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, a me piace tantissimo, non ho nulla da aggiungere, lo trovo super, super fine ed elegante, mi piace veramente, veramente tanto. E basta, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Pensavo fossero 3 look flop, o perlomeno 2 look, pensavo fossero dei flop, in realtà veramente per me, per quel che mi riguarda, per la mia opinione, sono dei top tutti e 3. Mi piacciono tantissimo, sono super soddisfatta anche di questo abbinamento che trovo veramente molto elegante. Bene ragazzi e ragazze, il video si conclude qui, spero tantissimo vi sia piaciuto, fatemi sapere appunto con un like e con un vostro commento cosa ne pensate di fare, se appunto faccio questo video una volta al mese, so che me l'avete suggerito in tantissimi anche voi. Quindi detto questo, vi ringrazio tanto, come sempre vi abbraccio, vi bacio e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ah, mi sono dimenticata di dirti una cosa, mi raccomando, clicca sulla campanella, attiva le notifiche ed iscriviti al canale e seguimi anche su Instagram.